Finalmente un porto sicuro dove trovare la pace. Ha attraccato questa mattina presso il molo Garibaldi nave Vulcano, di ritorno dal viaggio che ha portato in Italia 14 minori. I bambini sono arrivati insieme ai loro accompagnatori per un totale di 62 passeggeri. La nave è arrivata alle 6 di questa mattina, ma la discesa dei passeggeri è iniziata verso le 10. Ripercorriamo insieme gli eventi di questa mattinata. I bambini feriti sono 14 e sono bambini che arrivano dalla zona di Gaza. La nave è però partita da Al-Arish, un porto egiziano, per far sì che i bambini ricevano la cura e l'assistenza di cui hanno bisogno. Ad assistere alle operazioni di sbarco e a congratularsi con l'equipaggio e il personale di bordo era presente il ministro degli affari esteri Antonio Tajani, che ha ribadito la speranza in una risoluzione del conflitto israelo-palestinese con la creazione di due stati reciprocamente riconosciuti. E oggi è una bella giornata perché aver visto il sorriso di tanti bambini, che alcuni sono stati estratti da sotto le macerie, vederli stare con le loro mamme è una bella soddisfazione. Ho ringraziato anche l'ambasciatore del Qatar per tutto ciò che sta facendo questo paese, anche per il raggiungimento di un cessate il fuoco. L'Italia lavora per la pace, lavora per la stabilità. Abbiamo ripetuto che il nostro obiettivo è quello di dar vita nel Medio Oriente a due stati che si riconoscono mutevolmente, lo Stato di Israele e lo Stato palestinese. I civili non hanno mai responsabilità per ciò che accade e per noi italiani raggiungere la pace è un obiettivo di straordinaria importanza, continueremo a lavorare per raggiungerlo. La Marina Militare in questo contesto ha unito alle capacità operative anche la voglia di assistere ed aiutare chi aveva bisogno. Noi stavamo facendo un'esercitazione, eravamo impegnati in un'esercitazione con tante altre marine della NATO, tempestivamente nel giro di pochi giorni abbiamo riconfigurato la nave armando la capacità medico-ospedaliera che è residente a bordo, ci sono due sale operatorie come sapete, e l'abbiamo inviata senza neanche fermarsi nella zona di operazioni. Il ministro degli affari esteri Antonio Tajani si è anche espresso sulla delicata situazione del Mar Rosso e sull'importanza che questa situazione ha per i commerci nei nostri porti. L'operazione sta partendo, è stata fortemente voluta dall'Italia, abbiamo avuto subito l'adesione di Francia e Germania. L'Italia avrà il comando operativo, la Caio Duilio, che sarà presente nell'area, che si aggiungerà alle fregate che ora partecipano all'altra missione. Avrà il compito di tutelare la sicurezza delle nostre navi da Hormuz fino al canale di Suez. Il 40% dell'export marittimo passa attraverso il canale di Suez e quindi è nostro interesse proteggere la navigazione marittima. Alle nostre spalle sono iniziate le operazioni di sbarco tramite una sorta di ascensore che permette ai bambini che non riescono a deambulare di essere aiutati nella discesa dalla nave. I bambini riportavano ferite di varia natura, ma come viene specificato, sono stati fatti salire soltanto se stabilizzati. Sulla nave infatti è stato allestito un ospedale capace di rispondere a svariate necessità. Le operazioni di sbarco sono ormai giunte al termine, si è svolto tutto con linearità e grazie all'impegno delle Forze Armate, Marina Militare, delle istituzioni e della solidarietà locale con tante associazioni, è stato un percorso che porterà queste persone finalmente sane e salve a ricevere le cure e l'assistenza di cui hanno bisogno.